Ciao a tutti, oggi 22 dicembre andiamo ad aprire la 22ª casellina del calendario dell'avvento giuridico in materia di appalti pubblici. L'argomento di cui parleremo è l'articolo 20. L'articolo 20 si trova all'interno del titolo secondo che disciplina contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice. L'articolo 20 contempla specificatamente l'ipotesi in cui un soggetto pubblico o privato doni alla pubblica amministrazione la realizzazione di un'opera oppure di parte di questa. All'interno di questa fattispecie rientra sia l'ipotesi in cui il donante sia esso stesso un'impresa di costruzione che quindi costruisce e dona l'opera, sia l'ipotesi in cui il donante finanzi invece semplicemente l'opera e poi proponga alla pubblica amministrazione l'impresa che andrà a costruire l'opera stessa. Su questo punto è intervenuta anche l'ANAC con la delibera 1151 del 2019. Con la quale ha richiamato l'attenzione della pubblica amministrazione nel dire che la stessa si deve comportare nei confronti del donante e dell'eventuale impresa che costruisce l'opera nello stesso modo in cui si comporta nei confronti dell'operatore economico. Quindi deve andare a verificare che entrambi abbiano i cosiddetti requisiti generali, quindi requisiti di moralità, e per quanto riguarda l'impresa di costruzione, che sia in possesso anche dei requisiti speciali, quindi che sia qualificata per l'esecuzione di quell'opera. Questo significa che la stazione appaltante dovrà richiedere al donante o all'impresa la dichiarazione relativa ai requisiti speciali. La stazione appaltante dovrà poi procedere alla verifica di questi requisiti e questo prima della stipula di una convenzione, perché tra la pubblica amministrazione e il donante vi deve essere anche una convenzione nella quale dovranno essere indicati l'importo dell'opera, i tempi di esecuzione e addirittura le penali. Inoltre, dobbiamo dire che la pubblica amministrazione deve valutare anche il progetto di fattibilità che eventualmente verrà presentato dal donante, nello stesso modo in cui, valuta e tratta i propri progetti. Quindi dovrà su questo acquisire eventuali pareri, autorizzazioni o atti di consenso comunque denominati. E dovrà eventualmente sottoporre il progetto alla verifica e alla validazione che sono espressamente previste per tutti i progetti di qualsiasi tipologia di lavori, magari sopra i 40.000 euro. Anche per oggi abbiamo concluso, vi aspetto per l'apertura della prossima casellina.